Guarda, beh, questa è una domanda che posso risponderti oggi, è un po' più difficile che ieri, ovviamente eravamo il giorno dopo la seduta, ovviamente come è normale della partita, quindi come è ovvio che sia, non abbiamo potuto fare grandi cose, nello stesso tempo c'era un po' di dopo gara, insomma normale. Quindi oggi li rivedo e poi sulla base di questo vediamo chi ha recuperato di più o di meno, e anche sulla base di questo poi mi regolerò sul fatto di poter andare a fare eventualmente qualche cambio, ecco, in corso d'opera. La cosa sicura è che, ecco, che posso dirti che gioca Terracciano al posto di Dragoschi, ecco, anche perché mi sembra giusto far partecipe tutto il gruppo a quella che è la vita della squadra, la vita della settimana lavorativa, e il ragazzo sta lavorando bene e quindi è giusto che faccia parte anche lui della partita. E per il resto, beh, più o meno saremo sulla falsariga di quello che abbiamo visto in questo momento, però ecco, poi vediamo in qualche circostanza, in qualche caso, di valutare se per un eccessivo affaticamento ci sarà qualche cambio. E poi le chiedo di Cutrone, aveva detto che ieri dovevate fare i primi test, sì, perché era appena arrivato, come sono andati, come sta, ecco, e se può già giocare dal primo minuto è meglio ancora aspettare un attimo. Guarda, oggi avrò le risposte anche definitive a questa cosa, lo rivedremo anche in un altro allenamento che sarebbe il terzo, poi in effetti oggi ne ha fatti solo due con noi, e poi se le cose, insomma, ci saranno delle risposte, insomma, sufficienti, potrebbe anche partire dall'inizio. Certo, vediamo però oggi come va la risposta di questi test. Buongiorno. Suona? Sì, ci siamo, buongiorno. Volevo chiedere qualcosa sul calendario, anche in vista di questi due impegni, perché c'è il Napoli che gioca oggi e poi ce l'avete sabato. L'Atalanta, che sarà l'avversario della Fiorentina, giocherà addirittura lunedì, con due giorni in più di riposo rispetto a voi che giocherete sabato. No, ma soprattutto ha giocato prima di noi, un giorno, ecco, prima. Con il giorno prima anche sabato. Come... Ma guarda, io non sono... ve ne accorgerete, a me non piace parlare di queste cose perché mi sembra quasi di dare un alibi, ma è solo una constatazione di fatto. È chiaro che dopo aver dato 8 giorni obbligatori che si devono dare ai ragazzi di vacanza per poter rientrare, poi si rientra, si fa una partita, 10 giorni di lavoro e poi si mette dentro 3 partite in una settimana, beh, è chiaro che nell'equilibrio delle valutazioni, nel momento in cui si vanno a sistemare, a stipulare, insomma, i calendari, beh, il fatto di per 2 volte consecutive nella stessa settimana dover giocare, avere un giorno di meno di recupero rispetto ai tuoi avversari, insomma, è chiaro che fa, perché nelle 3 partite in una settimana avere 24 ore in più di recupero fisico, sicuramente è una valutazione importante, perché ce le abbiamo sia nella prima partita con l'Atalanta, che ha giocato in anticipo, no? E sia le avremo contro il Napoli, perché il Napoli giocherà martedì, insomma, oggi, e contro il Perugia tra le altre cose, e poi contro di noi in anticipo il sabato, e mentre noi giocheremo domani, quindi sicuramente sono valutazioni. Ci dispiace, siamo stati, diciamo, sfortunati in questo caso, non so come metterla, perché sicuramente è una valutazione che meritava più attenzione. Poi le volevo chiedere una cosa anche sul centrocampo, se Pulgar davanti alla difesa le sta dando tutto ciò di cui lei ha bisogno, se, insomma, magari si potrebbe anche rivedere, non lo so, Badel in quel ruolo che... Allora, grazie. Pulgar è un giocatore che è quello il suo ruolo, ha giocato sempre davanti alla difesa, nazionale cileno, è un ragazzo che sta recuperando, anche lui deve recuperare il miglior smalto come altri ragazzi che sono qui, e alcuni di questi hanno avuto qualche problematica, e quindi su questo stiamo lavorando per poter avere una crescita. Tu mi insegni, sai benissimo che quando dei ragazzi magari stanno recuperando il loro miglior smalto, è normale che si accompagni anche una minore lucidità, no? Anche nella fase di palleggio, nella fase di possesso, il tasso tecnico magari si può sbagliare qualche palla in più. E quindi aspettiamo tutti che recuperino questa miglior soluzione andandoci a lavorare. Badegi ha avuto anche qualche problemino fisico ed è per questo che non abbiamo potuto utilizzarlo, vediamo anche lui come sta recuperando, lo sto portando con me lo stesso con la squadra perché lo ritengo un giocatore importante, no? Anche a livello di gruppo, di spogliatoio, ha avuto qualche problemino, quindi stiamo cercando di recuperarlo, no? Per poterlo riavere al 100% a disposizione, ecco. E quindi vediamo.
come va il recupero. Però io devo dirvi una cosa, insomma, noi dobbiamo essere subito, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, perché per come se era la situazione 15 giorni fa, eravamo a 3 punti da quart'ultimo posto, siamo arrivati in 2 partite a dare una solidità alla squadra in pochissimi giorni, a dare una compattezza maggiore, abbiamo fatto dei punti pesanti, importanti contro squadre peraltro difficili da affrontare anche sul piano, perché Bologna lo sappiamo per quale storia ha, molto positiva con quel sinistro allenatore. La Spalla era un'ultima spiaggia per gli altri, quindi quando giochi queste partite di alta tensione dove il risultato sembra che tutto sia scontato e non lo è, e siamo andati già a 7 punti da là dietro, cominciamo a fare un passo alla volta, piano, facciamo punti, ritiriamo la testa fuori, vedendo, valutando anche da come i ragazzi, no, hanno sentito questi ultimi 3 mesi di lavoro, che sono stati, diciamo, a livello mentale e psicologico pesanti per loro, perché con una pressione addosso, no, di dover sempre dimostrare un qualcosa in più, e la vittoria è questa benedetta vittoria che non arrivava. Quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo sicuramente margini di crescita per poter portare a fare le cose sul campo nella giusta maniera, sia sotto l'aspetto tattico, tecnico, del gioco, delle conoscenze che devono ovviamente, come è normale che sia, migliorare, di quello che voglio dalla squadra a livello di intensità, no? Quando si va in campo, e di gamba, e quindi su queste cose stiamo mettendo piano piano mattoncini, perché neanche possiamo esagerare, perché rischiamo di rompere i ragazzi, i giocatori, e di perderli, e quindi stiamo lavorando secondo una logica, quindi guardiamo al chilometro, al metro, dobbiamo cercare di... Oggi è il momento di compattarsi, di accorciare la squadra, di farla stare stretta, compatta, di guardare le cose, no? Nei recuperi, fisici, nell'andare a superare questo momento, grazie anche al cuore, all'organizzazione, al cuore, a questo spirito che ci deve portare a portare a casa qualche punto, no? Importante. Poi quando ritroveremo anche altre cose, no? Potremo andare a pensare, no? Di fare qualcosa di diverso, però le cose vanno valutate al momento. Siccome quando si arriva, anche per esperienza, possono trovare a volte delle situazioni di un tipo, a volte se ne trovano altre di un altro tipo. Viaggiamo a vista, un passo alla volta, perché la situazione non era per niente semplice e per niente facile. Quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno tutti insieme, perché è importante questo per il futuro di questi ragazzi, di questa squadra, che a mio avviso hanno un'enorme possibilità di poter crescere. E di vederli crescere, e li vedremo crescere. Salve mister, in parte ha già risposto, volevo capire però la vittoria con la SPAL mentalmente, alla squadra, che cosa può dare lei di questa esperienza, ne ha vissute tante, e se paradossalmente una sfida secca contro una squadra molto forte con l'Atalanta può essere lo step giusto anche per vedere una squadra molto più libera, molto più rilassata, molto più adeguata anche a livello di calcio, di vedere un calcio un po' più diverso. Grazie. Io non c'ho la bacchetta magica, ho detto all'inizio, non faccio i miracoli, e non è che li tocco e poi si cambia tutto quello che è un pregresso di timore, di sensazioni, di tensione, anche che poi di gamba, di atteggiamento, di mentalità. Quello che a me piace è che la squadra, l'ho parlato con i ragazzi, siamo noi a scaldare i nostri tifosi quando giochiamo in casa, no? E questo non cambia fra casa e fuori casa, ma attraverso dei piccoli atteggiamenti, no? L'andare a prendere, faccio un esempio, la palla dal fallo laterale in maniera compassata, il fatto di andare a aggredire in avanti quando invece ci vado con un passo rispetto a un altro, il fatto di giocare a palla indietro invece che giocarla in avanti, cambia la visione della partita, e su questi fattori, piccoli fattori, è chiaro che fanno grandi cose nel tempo. Quando li metabolizzeremo e riusciremo a portarli in campo con frequenza, con velocità, con intensità, è quello su cui stiamo lavorando mattone dopo mattone, e in 3 giorni non è che possiamo pensare di poterli cambiare. Però la squadra sicuramente, i 3 punti dopo tante partite fanno sicuramente piacere, danno respiro alla classifica, fanno pensare di poter lavorare, no? Continuando a lavorare sui nostri difetti e sulle cose che si sono intraviste, no? Positive, di compattezza, di cuore, di spirito, che devono essere anche un'arma importante per un gruppo di giocatori. Prendo l'esempio dell'altra sera della Lazio, avete visto la partita Lazio-Napoli? Napoli ha fatto
ha giocato bene, ha creato tante occasioni, ma la Lazio ha capito che in quel momento della partita, in quel momento della stagione, poteva far fatica, e allora c'è da portare a casa i punti anche quando non è la tua miglior giornata, ma farlo con testa, con tattica, con organizzazione, con compattezza, con cuore, con altri fattori che in un campionato poi fanno classifica. E quindi noi dobbiamo leggere il momento, adesso il momento è questo, e continueremo a lavorare per far crescere i nostri ragazzi, e per far quello ci vorrà un po' più di pazienza, un po' più di tempo, però i tre punti sono un bel viatico per poter poi continuare a battere il ferro, a lavorare su alcuni concetti di calcio, di palleggio, di possesso, che quando sei un po' più sereno ovviamente anche il passaggio più semplice, invece di sbagliare un passaggio, non sono ragazzi che possono sbagliare un passaggio a 5 metri, però oggi lo facciamo perché questa è l'eccessiva tensione, pressione, ti crea queste situazioni, ma l'esperienza mi insegna che nel calcio tutto cambia e sta a noi far girare la ruota con gli atteggiamenti giusti, col lavoro sul campo settimanale, con una mentalità adeguata, con un approccio adeguato, un'intensità adeguata durante le sedute di allenamento che poi verranno automatiche anche nella partita, e per questo ci vuole un attimino di tempo, però su questo stiamo lavorando. Ciao Beppe. Ciao Ale. E quanto ti interessa a te, alla Fiorentina tutta, la Coppa Italia? E poi, premesso il mezzo bicchiere pieno è la parte più importante, perché il calcio sono fare risultati da mazzi, quindi non c'è alternativa, però l'Atalanta gioca anche con il mezzo bicchiere vuoto, perché a fronte di risultati importantissimi si gioca veramente non male, malissimo, proprio un disastro. Che cosa pensi possa fare la Fiorentina di step in più per potersela giocare contro una squadra altrimenti molto forte? Ma l'Atalanta, ragazzi, è la storia che parla per lei, ha tre anni, se non quattro, di lavoro insieme, questo vuol dire qualcosa. Noi siamo insieme da 15 giorni, 13 giorni insieme di allenamenti, 13 sedute, 15 giorni, quindi è chiaro che le conoscenze sono quelle, però l'Atalanta può essere un nostro esempio, quello che è il calcio di oggi, come si assottigliano le distanze fra le squadre, chiamiamolo in medio-alte, e le grandi squadre, attraverso un calcio di grande intensità, di grande passo, di grande corsa, di grande fisicità, di grande atletismo, unito a un'organizzazione, no? E una mentalità adeguata. Questo può essere l'esempio nostro, dove dobbiamo arrivare e dove un esempio di lavoro e un esempio di come dobbiamo fare per poter arrivare ad accorciare, no? Le distanze con la parte sinistra della classifica. E quindi noi abbiamo iniziato a mettere mattoni perché vorremmo diventare, no? Una squadra con quelle caratteristiche lì, con quella forza, quella intensità, quella dinamicità di gioco, nello stesso tempo andando ad alzare il livello individuale nostro e collettivo, sia nel lavoro settimanale che della partita, e portare questa cosa in una squadra non è semplice. L'Atalanta ha dimostrato contro l'Inter, che è una grandissima squadra, ben guidata tra le altre cose, di andare a San Siro in questo momento, di conoscere il suo calcio a memoria, di sapere come deve affrontare le partite con grande fisicità, nei secondi tempi esce fuori sempre la grandissima e gli altri calano, e quindi questo dimostra che c'è grande lavoro strutturale profondo dietro. E noi, questo deve essere un viatico, una strada da poter percorrere, quella che vogliamo, che vorrei percorrere con i miei ragazzi, con il mio gruppo, per la Fiorentina, per portare la Fiorentina a livelli sempre più alti. Ma non si fanno le cose solo mettendo dentro giocatori, si fanno grazie anche a un lavoro, no? Lavoro, giocatori, ecco qui, portando il livello loro di prestazione elevato al 120%, ecco qui che possiamo raggiungere anche qualche discorsetto dall'altra parte, però solo attraverso questi concetti. No, domani noi l'affrontiamo perché l'affrontiamo per poter fare la partita, perché io sono curioso in questa fase, anche perché ce lo possiamo permettere, tra virgolette, in virtù di quella che adesso abbiamo fatto in appena due partite. Abbiamo fatto 4 punti pesanti, ma ne potevamo fare 6, siamo stati più vicini, se diciamo la verità, perché abbiamo avuto occasione anche con la SPAL di poter sbloccare prima, ma di poter fare più 6 punti, perché a Bologna, se chiudiamo la partita, portiamo a casa 3 punti, quindi abbiamo avuto 4-5 situazioni importanti da leggere, da chiudere, e senza quel grande calcio piazzato fatto avremmo portato a casa anche 2 punti in più. Quindi oggi ci consente di andarci a riverificare anche in una partita e poter andare ancora a insistere, a capire dove dobbiamo insistere su certi lavori, nelle 2
due fasi, di possesso e di non possesso, e di capire cosa dobbiamo, su cui, su, su cosa dobbiamo andare ancora a lavorare. Quindi mi interessa, la prendo in, in grande considerazione, l'ho detto ai ragazzi, ci teniamo a fare il nostro massimo in questo momento del, del campionato, in questo momento della stagione, e poter capire, no? Poi andare a correggere eventualmente ancora alcune situazioni che inevitabilmente dobbiamo ancora migliorare, delle scalate, sulla compattezza, su, su quello che deve essere le linee, un attimino dei movimenti d'attacco che stiamo preparando, sulla manovra. E quindi su quello dovremo crescere, quindi mi interessa, ci interessa, in questo, mi interessa molto verificare anche domani contro una squadra che sappiamo, insomma, che può essere magari sotto diversi aspetti più avanti di noi, no? Sull'aspetto delle conoscenze, sotto l'aspetto fisico, no? Di forza, ma questo è un dato non che, che deve fare, perché è una costante loro, se sono arrivati a, a giocarsi la Champions in questi anni è grazie, no, a un lavoro messo dentro nel tempo, non di, grazie a un lavoro straordinario della società e di Gasperini, che ha fatto un grandissimo lavoro con questo gruppo di ragazzi. Non dimentichiamo che all'inizio hanno avuto delle difficoltà, poi strada facendo, mettendo dentro questa mentalità, questo lavoro, questa grande forza fisica, atleticità, hanno fatto sì che, e buoni, ottimi giocatori, hanno fatto sì che questo gap con le grandi squadre si assottigliasse. È quello che dobbiamo fare noi come Fiorentina. Senti Beppe, ti volevo chiedere di Cutrone, perché anche se ha giocato poco, però a me è sembrato un impatto positivo anche il fatto abbia tentato in quella condizione estrema il colpo di tacco. Non è il colpo di tacco per lo spettacolo, è proprio il tentativo estremo di girarsi verso la porta, certo. Quindi secondo me mi sembra, però ti chiedo, lui è un calciatore molto opportunista, come si diceva una, sì, volta, molto d'area di rigore. Ecco, la squadra in questo momento è pronta a, a servirlo in quel modo, perché lui non è che fa, non fa il regista offensivo, no? Lui aspetta proprio la palla decisiva. A che punto è questo, questo passaggio? È un ragazzo che ha anche, anche attacco alla profondità, attacco dell'area di rigore, anche partecipazione nelle due fasi, no? Nella fase di possesso e di non possesso, ha queste caratteristiche. Non è solo un uomo di rigore come ai vecchi tempi, non c'è più il centravanti d'area di rigore nel calcio moderno. Lui è uno che dà disponibilità anche in questo, gli piace partire da fuori, no? Partire da dietro, che sa andarti a attaccare la porta con velenosità, con passanti, mezze lune, quindi deve solo integrarsi con quelli che sono i tempi e il lavoro di tecnico-tattico che stiamo preparando, e nello stesso tempo inevitabilmente crescere la sua condizione, perché so 3 mesi che non fa una partita, no? Però presto lo vedremo, e io mi aspetto sicuramente grandi cose anche da parte sua, no? Che possa esplodere. Il nostro auspicio è che possa fare il suo salto di qualità tanto auspicato, e lo possa fare qui con noi. Ci lavoreremo per far sì che questo possa accadere. Anche lui, ci aspettiamo tanto anche da lui, come dal resto dei ragazzi. Nella partita precedente con la SPAL ho studiato, come avevo detto l'altra volta, 2 partite, nella seconda partita era in previsione di poter inserire Vlahovic e Cutrone, no? Proprio perché, per sfruttare anche il suo ingresso, il suo entusiasmo a 25 minuti alla fine, mezz'ora alla fine, per poter dare anche una spinta ulteriore alla partita. Quindi vedremo oggi i recuperi, e poi deciderò dei ragazzi in generale, poi si deciderà, insomma, se poterlo far partire dall'inizio o meno, insomma. Sì. Ciao Beppe, buongiorno. Ciao. 2 cose velocissime. La prima, risposta secca, che Fiorentina vuoi vedere domani? Comunque coraggiosa, intraprendente, compatta, cioè proprio un aggettivo secco. E la seconda è, se pensi di far rifiatare un attimo Chiesa, visto anche che viene dall'infortunio, insomma, tosto, alla caviglia eccetera, e oppure il fatto di trovarsi di nuovo di fronte Gasperini, con il quale sappiamo che ci sono le tensioni famose per, per le sue accuse di essere simulatore seriale, bla bla bla, può in qualche maniera invece caricarlo in maniera particolare. Grazie. Sì, no, guarda, 2 belle domande. Che cosa mi aspetto? Beh, è chiaro, dopo 2 giorni nella partita con la SPAL mi aspetto di poter vedere contro un avversario importante, una squadra che porti avanti un certo tipo di discorso, sia di crescita di conoscenze, sia di crescita di sotto l'aspetto fisico. Ma è chiaro che, ripeto, in 2-3 giorni non posso pretendere
tantissimo, ma mi aspetto che i ragazzi possano portare in campo anche un attimino un po' più di serenità dettata dai punti che abbiamo preso, questo sì, di avere qualche errore tecnico in meno sul piano del palleggio, e quello ci permette ovviamente di andare a iniziare le azioni, di andarle a costruire e di andarle a legare in maniera migliore, di essere più efficaci sotto questo aspetto, e quindi e di verificare ancora quello che sarà la partita, no? E quello mi darà poi ulteriori indicazioni su cosa dobbiamo andare ancora a insistere, ovviamente a lavorare, anche se io lo so già, però è chiaro, io devo guardare al chilometro, non posso guardare al metro, a domani, o devo guardare a dove voglio, dove so di poter arrivare con questo gruppo, con questi ragazzi, e oggi dobbiamo dimostrare grande compattezza, grande coesione, grande cercare di mettere in campo intensità, organizzazione di gioco, migliorare su diversi aspetti. Per quanto riguarda Federico, sì, sto facendo questa valutazione proprio perché avevamo parlato di questa cosa qui, sta recuperando da un infortunio alla caviglia dove è stato fermo, e domani ci potrà stare anche, vediamo il suo recupero come è stato, anche uno step per poter verificare se possa essere utile a partita in corso, no? Proprio perché dopo altri tre giorni c'è una partita a Napoli, e quindi dovrò verificare bene questo, perché non possiamo mandare i giocatori anche che hanno avuto delle problematiche in over, rischieremo di ristopparli di nuovo, quindi guardiamo bene, ecco, anche su questa la monitoriamo bene, il discorso poi delle polemiche che ci sono state, cose di campo, ma parli con uno che ne ha fatte quando con gli avversari, quindi non è che c'erano problemi in questo senso, ma poi finisce la partita, termina lì, sono sicuro che fra i due, sia fra insomma Giampiero che Federico, le cose terminano lì, finiscono lì, perché poi ognuno fa la sua strada e il suo percorso di lavoro, come giusto che sia. Mister, buongiorno, due curiosità. La prima, sentivo l'intervista che ha rilasciato alle TV satellitari dopo la gara di domenica, e diceva che paradossalmente adesso, in questo momento storico della squadra, giocando in casa, la squadra sente una pressione particolare dal pubblico di Firenze. Allora, hai notato sì, anche tu? Sì, è ovvio. Visto anche il feeling particolare che lei ha con il pubblico di Firenze, in particolar modo sì, con le curve, se la sente di dare un messaggio alla gente, visto che domani sì, hanno aperto anche la maratona, che è un segnale che insomma la città è vicina, grazie. Sì, ma io devo ringraziare i tifosi, perché anche in un momento di difficoltà domenica sono stati vicini ai ragazzi, alla squadra, e sono sicuro che come lo hanno sempre fatto lo continueranno a fare. C'è solo da un attimino avere pazienza, da capire un attimo il momento che stanno vivendo, no? I ragazzi, per venire fuori da una situazione in cui si è un attimino imbottigliati, e non dimentichiamo che l'ultimo periodo dello scorso anno che è stato insomma un andare a finire con paure, no? Con eccessivi timori, perché poi l'ultima partita è stata una partita dello scorso anno molto tesa di pathos per tutti, e quindi anche per i giocatori stessi che sono qui e sono rimasti qui, quindi noi dobbiamo far tornare il sereno, e quindi ci sono degli step, e sono convinto che i tifosi, come sempre hanno fatto, ci aiuteranno ancora, capiranno i nostri ragazzi, e noi, come dicevo prima, come ho parlato con i ragazzi, dobbiamo andare a risvegliare alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti, portarli nella maniera positiva sul campo e cercare di far sì che poi questo tutto insieme si ritorni alla normalità. Ecco, guarda, io oggi ve lo posso dire, domenica prima della partita avevo parlato già con qualche mio collaboratore, qualche dirigente, ho vissuto delle esperienze sia dall'inizio che anche subentrando, e mi sembrava un po' la situazione che avevo vissuto quando sono andato alla Sampdoria, uguale, quando si arrivava a campo e facce bianche di giocare al campo di casa, le facce bianche dei ragazzi, attenzione, il pathos, dicevo, ma che stiamo a fare qua, andiamo a fare una partita di calcio, eppure c'era questa cosa qui, ovviamente era cose che si erano portati dietro da tempo, da mesi e mesi, e che ovviamente quando si arrivava qui il tuo spogliatoio non era quello di casa tua, il tuo stadio non era la bolgia che dobbiamo andare a ricreare con i nostri tifosi, il catino dove vengono gli avversari e capiscono subito che aria tira, noi dobbiamo recuperare questo, qui deve essere una bolgia, quando si arrivano gli avversari devono capire che non c'è trippa per gatti, sono punti per noi, no, è così, per ricrearsi questo c'è da lavorare, da far strada, dobbiamo avere quindi con gli atteggiamenti, con i comportamenti, con la mentalità, l'approccio alla partita, l'intensità, il partire forte, il partire con certe situazioni, che stiamo lavorando e ci stiamo lavorando sopra, perché qua è casa nostra, e invece qui era diventata una casa, no, la parola brutta, nemica, ma una casa
di ansia, di pathos, e questo non si sposa bene con il fare il calcio e farlo in una certa maniera e farlo anche per andare a giocare con un calcio di qualità, di palleggio, dove quando sbagli un passaggio di 5 metri non possiamo pensare che un giocatore di Serie A sbagli perché è scarso, perché se no non stiamo vedendo la fotografia giusta dei nostri ragazzi. Stiamo vedendo dei ragazzi che hanno da recuperare una condizione magari psicofisica ideale per poter fare prestazione ai loro livelli, e per far questo dobbiamo lavorarci sopra, quindi con pazienza, con calma. Intanto vediamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto dei punti importanti, il cuore, la compattezza, queste cose qui sono fatti dati importanti per una squadra che viene fuori in certi momenti del campionato da una situazione difficile e che l'affronta con, da uomini, e poi piano piano tireremo fuori anche, riverranno fuori anche altre belle cosine su cui ovviamente logicamente stiamo lavorando, però questa è la situazione, le vivo di esperienza e queste sono esperienze che, e ne avevo parlato prima della partita con alcuni anche miei direttori, dicevo, oggi ho questa impressione, non ho, ovviamente non ne avevo parlato con i ragazzi, ma tac, fotografia, perché mi era già capitato sulla mia pelle e quindi l'avevo già preventivata questa cosa qui, ma la dobbiamo superare. E domenica l'atteggiamento dei ragazzi è stato sotto questo aspetto del cuore, del stare dentro la partita, di non aprirsi, di non scoprirsi. In altri tempi avrei potuto lascio chiesa esterno e metto due punte e metto tre punte, ma in quel momento di domenica aprivi ancora la squadra, gli aprivi, gli davi delle incertezze, magari gli allargavi le maglie dei nostri, e allora quello favoriva un attimino nei secondi tempi, nell'ultima mezz'ora, l'entrata della squadra avversaria. Calma, c'è un momento che lo posso fare, arrivo al semaforo, posso dare 5 euro a qualcuno, adesso gli posso dare anche 5 centesimi a quell'altro, e quindi non glieli do. Quindi questo è l'allenatore che ragiona con la lucidità giusta, adeguata, a poter far sì che la squadra venga fuori da un momento, no, di mesi e mesi in certe situazioni. Quando ci capiamo come ragionamento, voi sicuramente da bravi esperti quali siete avete capito, no, che insieme dobbiamo viaggiare per poter aiutare questi ragazzi a tornare quelli che sono, e ci torneranno, e questo ve lo garantisco. L'altra cosa è un ricordo, cioè nel senso neanche troppo lontano, perché Beppe Iachini, Gian Piero Gasperini l'ha battuto l'anno scorso, le chiedo un ricordo di quell'Empoli Atalanta. È così abissale, fra virgolette, la differenza fra quell'Empoli che non stava vivendo un momento difficile, lei l'ha preso contro un'Atalanta che era comunque lanciata, e la Fiorentina di adesso che assomiglia un po' a quell'Empoli dal punto di vista, guarda, psicologico, le chiedo. Guarda, grazie. Sì, guarda, io sono arrivato lì a Empoli che eravamo penultimi, dopo 12 partite avevamo 6 punti, dopo 5 partite eravamo già in zona salvezza, 4 partite, e mi sembra, non so se era la quinta partita, sesta, abbiamo giocato con l'Atalanta, però era dopo un mese e mezzo di lavoro nostro, quindi già la squadra aveva assimilato determinate cose tecniche, tattiche, fisiche, no? Di intensità importanti, di mentalità adeguata. Quella partita incredibile, se dico che mi sono successe delle cose incredibili, vi racconto solo questo episodio. Abbiamo avuto quattro occasioni per noi, è passata in vantaggio l'Atalanta, poi rigore per noi dell'1-1, traversa contropiede 2-0, aspetta, non è finita qua, ma cosa da libro, 2-0 per loro, abbiamo continuato a giocare, a fare il nostro gioco, abbiamo fatto 2-1, 2-2 e poi abbiamo vinto 3-2 quella partita. Sì, dopo nel finale sì, però abbiamo fatto 3-2 alla fine della partita, ma questo non è paragonabile con oggi, perché noi siamo a 14 giorni che siamo insieme, lì era un mese e mezzo di lavoro e di certe situazioni, quindi oggi non è per niente paragonabile, però noi dovremo arrivare a questa cosa qui e poterci battere con tutti avendo dentro un'organizzazione, un atteggiamento giusto, una mentalità adeguata. Poi sono andato via che eravamo salvi, ma lasciamo perdere poi come è andata a finire. Queste sono cose perché a gennaio sono successe delle robine, però queste altre cose che io penso, devo pensare al campo. Oggi quello che mi interessa è la mia squadra del cuore, e quindi della quale sono, oltre che allenatore, sono rimasto e stato sempre un grande tifoso, per la stima di tutti, e quindi sono convinto che avete capito questo mio discorso, che aiuterà i ragazzi a venire fuori e a tornare loro stessi. Perché anche io oggi vedo qualche ragazzo e dico, oh, ma questo è lui, è il fratello, quello un po' più brutto. Dico, come fa a essere così oggi? E quindi dobbiamo riportarli a essere fratelli belli, quelli veri, quelli di loro, a riportare il loro livello di rendimento e ovviamente di autostima al 100% in tutto. E quindi stiamo lavorando per questo. Buongiorno mister,
I contatti tra Fiorentina e Sassuolo sembrano essere costanti. Quanto le piacerebbe riabbracciare un giocatore come Duncan? Guarda, di queste cose stanno lavorando i direttori, la società, il presidente. Io penso a lavorare sul campo. In sede di cosa ti rispondo velocemente per non stare ogni volta a dire le stesse cose. Noi stiamo cercando di inserire il mercato di gennaio, perché poi ovviamente non siamo a luglio, è un mercato particolare, è quello di gennaio, l'abbiamo detto, ma poi non avremo più tempo tra le altre cose di poter fare qualcosa, quindi non c'è da luglio, c'è gennaio, dopo gennaio non c'è più niente. Stiamo cercando anche di inserire dei ragazzi che possono venire, no, a rendere la rosa, come dicevamo, un po' più omogenea anche numericamente nel discorso di affrontare un girone di ritorno con qualche elemento in più che ci dà qualche, no, qualche possibilità in più di poter o variare o continuare un percorso, però farlo con c'è un calo di condizione a parte di qualcuno, entra un altro, ecco qui che siamo pronti a sopperire nella giusta maniera, perché poi il gioco delle coppie nei ruoli diventa fondamentale per poter affrontare un girone di ritorno che sarà sicuramente ancora più impegnativo, e lui rientra in quest'ottica qui, può rientrare, poi non lo so, magari ce ne sono anche altri che possono interessare, profili, però queste sono cose di trattative di società, non so come stanno andando avanti onestamente, sono tanto concentrato su quello che c'è da fare che non arrivo. Stefano. Buongiorno Beppe, buongiorno. Rispetto all'attualità pregnante che ci vede purtroppo ancora impelagati in quella zona un po' nebuloso, paludina della classifica, l'incontro di Coppa Italia ed il futuribile proseguo augurabile in Coppa Italia viene a cozzare sulla tua necessità di trovare dei punti fermi per il campionato, oppure potrebbe essere, voglio dire ottimisticamente parlando, passando il turno, uno stimolo in più, perché la Coppa Italia qui tutti gli anni la Fiorentina ha l'obiettivo Coppa Italia e poi purtroppo non si riesce ad andare avanti, ma a certo, sboccarla. Dipende come... Secondo, se me lo concedi, mi riallaccio a quella piccola considerazione di domenica su Sottil, se con i tuoi progetti legati ai test di Cutrone, a chi sceglierai di mettere lì, ti può tornare utile per tenere la squadra inizialmente più alta di quello che non abbiamo visto nelle ultime domeniche. Grazie e buon lavoro. Non è che non siamo stati alti, siamo stati compatti, siamo stati equilibrati, potevamo stare ancora più alti grazie al palleggio. Se poi tecnicamente abbiamo commesso qualche errore in più, è chiaro che quello ti porta ad andare indietro. Abbiamo perso un po' le distanze fra i reparti tra attacco e centrocampo, e questo ha fatto sì che in mezzo al campo giocassero con un po' più di facilità i loro centrocampisti. Questo non deve accadere. A Bologna l'avevamo fatto meglio e bene, e infatti avevamo concesso nulla, quasi nulla. Certo, nelle linee di passaggio dobbiamo migliorare, ma questo è evidente, quello avverrà nel momento in cui anche i ragazzi riacquisteranno quella certezza, quella sicurezza, quella tranquillità di poter gestire la palla con un attimino meno di frenesia, meno di preoccupazione. Per quanto riguarda la Coppa Italia, è una partita di calcio, nessuno scende in campo per perdere, tantomeno io, che neanche le partitine durante la settimana mi dà fastidio pure di perdere se le giochiamo, e quindi si gioca per far partita, per vedere, ripeto, per cercare, no, di superare il turno, verificando, andando a verificare ancora in un'altra partita quelli che possono essere ancora dei nostri, no, cosine che non abbiamo capito, qualche difetto che possiamo portarci avanti e dobbiamo migliorare, e qualcosa invece di positivo che dalle partite esce sempre fuori e dobbiamo continuare a coltivare. Quindi è una partita che serve ulteriormente per un altro passaggio di verifica, di lavoro, di lavoro insieme, per andare poi a continuare a migliorare. Questo sì. Sì, mister, al netto di una risposta di pubblico che dovrebbe essere buona anche domani, visto che comunque è stata aperta anche la maratona in più rispetto alle previsioni, le chiedo se le dispiace giocare una partita così alle 15 e se in generale ha senso far giocare una partita così anche per valorizzare, insomma, il format della Coppa Italia, visto che comunque, insomma, è una giornata di lavoro e tanti tifosi, certo, non potranno esserci. Grazie. Mi dispiace sia perché si gioca alle 15 sia perché si gioca con 24 ore, come dicevamo prima, di svantaggio. Mi dispiace perché l'avrei voluto affrontare tra un mese questa partita, no? Perché magari sicuramente sono sicuro che, insomma, avremmo potuto conoscerci meglio tutti quanti, e però l'affrontiamo, è capitata oggi, va affrontata comunque, non è, i SEMA contano poco, va affrontata, va preparata nella maniera giusta, i ragazzi vedremo, cercheremo di prepararla nella maniera migliore, sapendo che chi abbiamo davanti, rispettandolo, ma nello stesso tempo cercando di andare in campo e fare la nostra gara come abbiamo iniziato già a preparare. Grazie a tutti. Grazie.